Perché poi, a pensarci bene, il fatto di continuare a costruire viene sempre motivato da buone intenzioni. Facciamo il centro commerciale per i posti di lavoro. Costruiamo 1000 villette per avere la scuola più grande e la piscina nuova. Il polo logistico creerà sviluppo e occupazione. La spinta al consumo del territorio è motivata dalle necessità dell'economia e dalle ricadute positive sul benessere dei cittadini. Non si può stare fermi, bisogna crescere, 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 essere competitivi. L'economia non può rallentare, costi quel che costi. Alle prime luci del mattino, un uomo da solo lungo l'autostrada lascia il suo cuore incollato al finestrino. Da solo lungo l'autostrada, alle prime luci del mattino lascia il mio cuore incollato al finestrino. Io sto bene, io sto bene. La 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 la. Questa è logica allegria, proprio ora, proprio qui. Che poi però non è raro che il consumo del suolo diventi addirittura spreco. E alla fine si hanno centinaia di capannoni vuoti, decine di migliaia di case sfitte, sprechi in ogni luogo. Sprechi che non hanno nessun beneficio né sull'occupazione né sulla qualità della vita dei cittadini, ma che al contrario e paradossalmente produce brillanti effetti sul PIL. Un capannone o una casa costruiti hanno creato ricchezza, anche se restano vuoti. Benessere che ufficialmente ci si ostina a misurare solo con un vecchio indicatore, prodotto interno lordo, che poi è un concetto completamente superato e inadatto ai nostri tempi. Addirittura questo già lo diceva nel 1968 Bob Kennedy. Non troveremo mai un fine per la nazione, né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari. Si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori familiari o l'intelligenza del nostro dibattere. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani. Sono passati più di 40 anni e ancora abbiamo il PIL. E sembra che ancora non stia cambiando nulla. Ma siccome oggi per me è una buona giornata, iniziata bene, voglio pensare al sindaco di Cassinetta di Lugagnano, che appartiene a quella moltitudine di persone responsabili e civili che si danno da fare ogni giorno per cambiare il mondo e renderlo più sostenibile. Persone che sono armate da una benedetta irrequietezza. E questa moltitudine di persone è davvero inarrestabile.
Paul Hawken ci ha fatto pure un libro. Nella mia visione, noi siamo parte di un movimento che è più grande, più profondo e più esteso di quanto noi stessi sappiamo o siamo in grado di sapere. Vola al di sotto e molto al di là del radar dei media. È non violento, è nato dalla società civile, non ha bombe a grappolo, eserciti o elicotteri. Non possiede un'ideologia centrale. È il movimento più variegato che il mondo abbia mai visto. La stessa parola movimento, secondo me, è troppo ristretta per definirlo. Nessuno ha dato inizio a questa visione del mondo, nessuno ne è a capo, non c'è ortodossia, è globale, senza classi, inappagabile ed instancabile. Una conoscenza condivisa sta sorgendo spontaneamente da diversi settori economici, culture, regioni e comunità. Sta crescendo e si sta diffondendo in tutto il mondo senza eccezioni. Ha molte radici, ma quelle iniziali provengono dalle culture indigene, dai movimenti ambientalisti e per la giustizia sociale. Questi tre settori e le loro branche si stanno intrecciando, prendono forma e si estendono. Non è più semplicemente una questione di risorse, di pressioni o di ingiustizie. Questo è fondamentalmente un movimento per i diritti civili ed umani. È un movimento democratico. Questo è il mondo che verrà. Sono le ideologie che hanno governato, il capitalismo, il socialismo, il comunismo. Nelle parole di Ed Hunt, le ideologie hanno fermato la terra blindandola. Hanno combattuto per avere il controllo delle nostre menti, del nostro territorio, il che non è stato piacevole. Le ideologie vi hanno raccontato che la salvezza si trovava nell'affermazione di un solo modello. Ma noi sappiamo dove si trova la salvezza. Lo sappiamo in quanto biologi e come organizzatori delle comunità lo sappiamo dall'ecologia. La salvezza si trova nella diversità. Questo movimento è la risposta immunitaria dell'umanità. Per resistere e guarire dalla malattia della politica, dall'economia avvelenata e dal deterioramento degli ecosistemi causati dalle ideologie. Tocca a noi decidere come saremo, chi saremo. Questo è ciò che vuol dire ricostruire. Questa è la capacità di risposta, che ha a che fare con la possibilità e le soluzioni. L'umanità sa cosa deve fare. Alla prossima in Logica Allegria e buona strada a tutti noi.